Buongiorno a tutti, dovrei dire buonasera perché è quasi sera e oggi non sono riuscita a fare il video stamattina, lo faccio adesso. Ovviamente siamo qui riuniti come ogni domenica per vedere le energie della settimana entrante, quindi della settimana che parte con domani, lunedì, e che finisce con domenica prossima. Come sempre vi faccio scegliere il mazzo, abbiamo per il gruppo 1 questo bellissimo mazzo qua, per il gruppo 2 abbiamo questo bellissimo mazzetto. E per il gruppo 3 abbiamo questo bellissimo mazzo qua. Quindi scegliete il più intuitivamente possibile qual è il retro, insomma, del mazzo che più vi attrae. Potete ascoltare una, due o tutte e tre le stese. Se vi attrae più di un mazzo, semplicemente vuol dire che c'è più di un messaggio per voi. Ovviamente lo dico sempre, sono stese generiche, quindi trattenete quello che sentite che si può applicare alla vostra vita attuale e lasciate andare il resto. Come sempre ho il mio oracolo d'autunno per vedere il consiglio della settimana e ho anche Charms qua di fianco, quindi sarà una lettura completa. Vado a spostare il mazzo del gruppo 3 e il mazzo del gruppo 2 e lavoriamo con il gruppo 1. Gruppo 1, se avete scelto questo bellissimo mazzo, allora vediamo energie della settimana per il gruppo 1. Quindi energie della settimana per il gruppo 1. Energie della settimana per il gruppo 1. Qui abbiamo un'energia di un, scusate, caduto, di un paggio di bastoni, molto bene. Ci piace, dico sempre che se è destino che dovrà riuscire, riuscirà. Io non tengo mai le carte che vedo. Allora, energie del gruppo 1 e ce le abbiamo, quindi vediamo. Allora, energie di domani e dopodomani, lunedì e martedì, va bene, abbiamo il diavolo, ok. Allora, un inizio settimana dove in realtà ci sono delle cose da risolvere sicuramente. Ci parla il diavolo ci parla delle nostre dipendenze, delle nostre debolezze, quindi alcuni di voi potrebbero sentirsi oppressi, abusati, insomma. Adesso poi sono curiosa di vedere la carta vicina, ovviamente, però insomma ci sono delle cose sicuramente da risolvere, delle cose da affrontare. Mi viene delle cose con cui proprio mettersi faccia a faccia, quindi è come se in realtà non volesse, qualcuno di voi non volesse vedere, ok? Ma si è arrivati a un punto dove bisogna affrontare tutta una serie di cose. Qui addirittura abbiamo shadow self, quindi anche nostri lati, magari appunto non propriamente edificanti, cose irrisolte. Poi per alcuni invece ci potrebbe essere appunto qualche problema col materialismo, con lo shopping, con qualche dipendenza. Quindi c'è proprio questo tipo di energia. Vediamo le energie di mercoledì e giovedì invece abbiamo un 3 di bastoni. Allora, praticamente qua cos'è la faccenda? Tra domani e dopodomani appunto ci sarà da sganciare delle catene, da liberarsi da qualcosa, ok? Per poi andare oltre, guardare oltre e cercare di attuare tutta una serie di piani. Quindi per alcuni di voi potrebbe essere proprio uno sblocco, proprio a favore di un qualcosa che finalmente prende il largo, finalmente prende il via, ok? Quindi ci potrebbe essere questo tipo di situazione. Non so perché per alcuni di voi mi viene proprio il fatto di riprendersi da un periodo probabilmente di riscatto, di liberazione, di libertà e proprio appunto agire in favore di altre nuove opportunità, nuovi cammini, nuovi orizzonti. Quindi bene, perché insomma la carta del diavolo fa sempre un po' paura, però associata a questo 3 di bastoni io ci vedo proprio un liberarsi da un certo tipo di situazioni, di un certo tipo di catene, proprio per proseguire oltre. E questo succederà proprio in questi giorni. Quindi interessante. Vediamo come concludere. Sì, sono tutte riverse, ma perché sono tutte, cioè le carte di questo mazzo sono tutte da un lato, ok? Quindi le ho semplicemente messe giù riverse, ma in realtà sono tutte dritte, cioè sono tutte da un lato. Io poi non leggo riverse, tanto leggo entrambi i significati e li applico a seconda della carta vicina. Quindi non vi preoccupate che vi dico tutte le varie varianti ed eventuali. In questo caso abbiamo un bellissimo Re di Pentacoli. Mi piace tantissimo perché qui c'è proprio una successione proprio ben chiara e ben definita. Qui abbiamo un leader, abbiamo un leader, abbiamo qualcuno che sa molto bene come far fruttare le proprie risorse, i propri business, i propri talenti, anche se vogliamo.
Quindi io ci vedo proprio mi libero da certi schemi, da certe cose che mi stanno inchiodando in questo momento di cui non ho bisogno. Guardo oltre e vado ad attivare tutta una serie di piani, di cose che voglio fare e ne traggo già dei risultati nel weekend. Quindi questa settimana è assolutamente chiarissima. In realtà vi libererete da alcune cose, attuerete dei piani che magari anche molto tempo che volete attuare e questa cosa non solo vi farà stare molto bene, ma probabilmente vi farà ottenere già anche qualche buon risultato. Vediamo il consiglio della settimana per questo gruppo 1, quindi consiglio della settimana per il gruppo 1. Mi piace già questa. Fantastico, fumo, falsità. Qui è proprio attenzione alle persone false, alle false illusioni, a chi. E tu, questo è tutto fumo e niente arrosto, ok? Quindi liberatevi da tutti quei meccanismi che tentano, il diavolo è tentatore, no? Per antonomasia, però vi tentano ma non si risolvono in nulla, anzi vi fanno perdere tempo ed energie. Quindi il consiglio della settimana è proprio liberatevi da tutti questi schemi, incredibili come queste carte siano sempre sul pezzo, liberatevi da tutto ciò che è tutto fumo e niente arrosto. Vediamo i vostri charts. Quindi, allora, scusate, ma pesa un sacco sto calderone. È già uscito un divieto, ce lo teniamo perché se lo teniamo. Gruppo 1, energia della settimana, gruppo 1. Energia della settimana. Ok, allora, gruppo 1, energia della settimana abbiamo sganciarsi dal passato e guardare oltre, quindi va bene, questa cosa era proprio uscita con questo 3 di bastoni. Qui c'è proprio bisogno di sganciarsi da alcune cose passate. Ma grandi balzi in avanti, grandi salti in avanti, ottimo, abbondanza anche il verde con il re di pentacoli non mi stupisce. Cose emozionali, quindi qui si va anche proprio a risolvere probabilmente stati d'animo vostri che bisogna risolvere. Questo divieto appunto è il divieto è esattamente questa roba qua, cioè liberatevi, sbloccatevi da tutti i blocchi, tutti i divieti che la vita o le persone o le situazioni vi pongono. Abbiamo una frase: sarete molto fortunati e supererete ogni difficoltà. D'altronde non mi stupisce perché queste due carte sono due carte ottime, sono due carte comunque di azione, quindi bene, di azione, di anche prosperità, abbondanza, mettere radici, essere anche autori, se vogliamo, della propria fortuna. Quindi c'è proprio un'azione che questo gruppo 1 farà proprio per sganciarsi da una serie di meccanismi. Va bene, gruppo 1, la settimana la vedo bella tosta, bella impegnativa, però anche molto soddisfacente. Quindi vi auguro effettivamente di sganciarvi da tutta una serie di zavorre proprio per mettere a frutto quelli che sono le vostre speranze, i vostri sogni, i vostri desideri. Io vi ringrazio per essere stati qua con me, vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Gruppo 2, se avete scelto questo bellissimo mazzo qui, allora vediamo le energie della vostra settimana. Quindi energie della settimana, abbiamo un'unione di aspirazioni. Vediamo se uscirà ancora. Lo sapete che io tengo solo quelle che non vedo, però c'è una bellissima energia nell'aria, molto costruttiva, molto vivace, molto ho voglia di realizzare i miei desideri, vediamo se ce la faccio. Quindi gruppo 2, vediamo le energie della vostra settimana, in che carte si risolvono. Ok, e ce le abbiamo. Energie della settimana, gruppo 2, vediamo cosa abbiamo qua. E vabbè, ok, io cosa vi dico? Se è destino che deve uscire, uscirà di nuovo. Quasi sempre succede se guardate i miei video, quindi la cosa non mi stupisce. Unione di ispirazioni, qua domani già vi sveglierete con il piede giusto, con la voglia di guardare oltre, con la voglia di raggiungere dei risultati in perfetto equilibrio, in perfetta armonia, in tutta serenità. Quindi bellissimo modo costruttivo per iniziare la settimana per questo gruppo 2, grande voglia di ambizione, di arrivare da qualche parte. Vediamo le energie di mercoledì e giovedì, nuvole, piccolo successo negli affari.
Ovviamente il fulmine a ciel sereno fa sempre pensare a qualcosa di irruento che entra nella nostra vita, però in realtà, avendo una carta qua positiva, le difficoltà secondo me non ci saranno. Infatti qui abbiamo un piccolo successo negli affari, quindi per alcuni di voi potrebbe essere anche un po' un colpo di fortuna, una botta di fondello, come si dice dalle mie parti. Quindi potrebbero essere mercoledì, giovedì, giorni dove magari non si riesce a raggiungere chissà quale risultato, però ci sono dei piccoli colpetti di fortuna che comunque vi mandano avanti, a volte bisogna anche accontentarsi. E comunque ripeto, andare avanti anche a piccoli passi è sempre meglio che stare fermi, quindi va bene. Bisogna anche vedere poi se qui avete delle mire molto alte, molto lontane, è ovvio che si procede per piccoli passi, però qua c'è anche un accenno, se vogliamo, a momenti fortunati, quindi a momenti che comunque vi portano avanti nelle vostre aspirazioni. E vediamo come conclude la settimana questo gruppo 2. Abbiamo un uomo Bruno, buoni consigli da amici, molto bene, la civetta ci parla sempre di saggezza, quindi qualcuno che vi supporta, vi sostiene, vi aiuta in quello che state portando avanti, quindi direi bene. Non è una settimana, ripeto, dove vi portate a casa chissà quali grandiosi risultati, ma è una settimana dove siete decisi a portare avanti le vostre cose e passo passo, piano piano, le portate avanti, appunto anche supportati da qualcuno vicino a voi. Quindi, insomma, questo è un bene perché ci fa sempre piacere, no? Essere capiti, supportati, sostenuti. Quindi molto bene. Una settimana, se vogliamo, senza grandi successi, ma con piccoli successi, e anche quelli ci vogliono, e anche quelli ci servono. Quindi bene. Vediamo il consiglio della settimana per questo gruppo 2, quindi consiglio della settimana. A me piace già questa. Ah, fantastico! Vino, gioia, perfetto, benissimo. Forse festeggerete questi piccoli successi, ma io in questa carta ci vedo proprio l'apprezzare anche appunto le piccole cose. Magari un buon caffè tra amici, un buon aperitivo, apprezzare proprio le piccole gioie della vita che in realtà sono quelle che poi ci fanno andare avanti, perché alla fine quando uno passa un buon momento si rilassa, è contento, è felice, appunto qui abbiamo la gioia, godiamo di questi momenti proprio per invece fare, diciamo, corazza nei momenti più bui, ecco, diciamo così. Bello, una bellissima, c'è cioè proprio una bellissima spensieratezza in questa settimana, quindi bene, godetevela, ecco, poi appunto gli amici mi fanno proprio pensare appunto a degustazioni, aperitivi, cose insieme, quindi bene. Va bene, vediamo i vostri chance, gruppo 2. Visto che non è una settimana turbolenta. Allora, gruppo 2, ok. Ho un anello spirituale sull'indice, ok. Aspettate che. Ok, ci siamo. Allora, questa ascesa di chance è super interessante perché, a parte appunto l'anello spirituale sull'indice che mi fa pensare proprio a qualcuno che vi indica la retta via, un guru, un maestro, ma abbiamo un qualcosa che si è rotto che deve essere riparato, quindi questo è interessante. Poi abbiamo una chiave che apre delle porte, quindi questi piccoli successi vi possono, secondo me, proprio aprire delle porte interessanti e importanti per la vostra carriera o comunque per il vostro futuro. E poi abbiamo verità e cool, l'essere fighi. Quindi sarete sicuramente molto stimati, molto supportati, però appunto anche questa verità è proprio, secondo me, la verità di chi vi sta vicino, di chi veramente vi trova interessanti, vi supporta e vi sostiene nelle vostre idee, nelle cose che fate, proprio perché pensa che le cose che fate e le cose che portate avanti siano veramente fighe, siano veramente interessanti, quindi bello, una bellissima energia. Abbiamo due lettere, abbiamo una F e una M. Se lavorate in radio FM, fatemelo sapere. Ovviamente però le lettere possono essere iniziali di nomi, persone, luoghi, insomma, le lascio interpretare a voi, però FM vicino così mi viene FM Radio e Freddie Mercury. Vabbè, questo è quello che viene a me, per quello non
non mi ci metto più di tanto a interpretare le lettere proprio perché sono stese generiche, è impossibile che io sappia altre cose vostre personali, iniziali appunto, di vostre o di persone che conoscete, insomma, quindi, però per esempio questo amico potrebbero essere delle iniziali oppure potrebbero essere le vostre iniziali o anche di posti, Firenze, Milano, non lo so, comunque questo, ripeto, lo lascio interpretare a voi, però anche dai charms viene una bellissima energia super reale. Super reale, super armonica, super armoniosa, mi piace un sacco. Proprio di riparare qualcosa e di portare avanti dei percorsi. Bello. Va bene, gruppo 2, che dire? Fatemi sapere se effettivamente sarà così. Io vi ringrazio di essere stati qua con me, vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Siamo arrivati al gruppo 3. Gruppo 3, se avete scelto questo bellissimo mazzo qui, allora vediamo l'energia. Ehi, ok, sprizzano da ogni poro. Vediamo le energie della settimana del gruppo 3. Quindi, energie della settimana per il gruppo 3. Energie della settimana per il gruppo 3. Va bene. Ok, e ce le abbiamo. Allora, vediamo le energie di domani e dopodomani, quindi lunedì e martedì. E abbiamo un fantastico re di spade, niente poco di meno che domani vi sveglierete, scenderete dal letto con l'idea proprio di apportare nuove idee, di essere super incisivi nella comunicazione, di essere anche molto chiari nelle cose che fate, nelle vostre decisioni e nelle cose che portate avanti. Un'ottima energia perché chiaramente, guardate questa figura è uno che sa il fatto suo e non solo, non le manda a dire a nessuno, cioè sarete proprio super anche combattivi se vogliamo, il re è comunque una persona che ha un re e che lo mantiene, quindi molto interessante questa cosa e soprattutto complimenti per la determinazione, per la decisione con cui porterete avanti tutti i vostri obiettivi, specialmente appunto gli obiettivi della settimana. Quindi un ottimo inizio, bello deciso, bello compiglio, sono le inizi di settimana che piacciono a me. Quando io riesco a iniziare la settimana facendo tutte le cose che mi sono prefissata, parlando con tutte le persone con cui devo parlare, insomma, portando avanti in maniera chiara le mie cose, sono sempre molto contenta e molto felice. E questo mi sembra che sarà il vostro caso. Vediamo le energie di mercoledì e giovedì. Abbiamo un due di spade, ancora una volta le spade, ancora una volta quindi diciamo la chiarezza mentale. Ci possono essere diverse interpretazioni, o ci sono delle decisioni da prendere un po' rognose, diciamocelo, quindi c'è un po' la voglia di evasione, c'è un po' la voglia di non vedere cosa è meno peggio, ecco, tra le scelte. Un'altra interpretazione potrebbe appunto essere il fatto di forse estraniarsi un attimo o essere magari combattivi in una maniera non propriamente edificante per voi. Quindi il consiglio che vi do è cercate di fermatevi, respirate, cercate di fare appello un po' alla vostra saggezza e cercate appunto di salvare capre cavoli. Queste decisioni non sono mai probabilmente decisioni semplici, non è detto che siano per forza, voglio dire, decisioni super gravi, ma a volte sono cose appunto un po' rognosette che magari non ci va di fare e quindi tendiamo un po' a evadere. E invece tra mercoledì e giovedì probabilmente dovrete fare appello al sovrano che c'è in voi per prendere in mano la situazione e cercare appunto di trovare una quadra. Vediamo come finisce la settimana questo gruppo 3, la quadra la troverete tranquillamente con questo bellissimo cavaliere di pentacoli che in realtà, allora, cosa succederà? Succederà che vi metterete in movimento e questo movimento in realtà sarà una buona cosa. Perché? Perché, boh, non lo so, mi viene una questione legata al tempo, c'è qualcosa che probabilmente c'è da risolvere e probabilmente c'è da risolverla entro la settimana. Quindi prenderete il vostro bel pentacolo in mano, le briglie del vostro cavallo e andrete a risolvere qualsivoglia situazione. La cosa bella è che mentre qui abbiamo il mare mosso, quindi un po' di tormento, un po' di tumulto emotivo, qua come potete vedere il mare torna super calmo, quindi prenderete proprio in mano, ripeto, le briglie in tutti i sensi della situazione e probabilmente risolverete quello che c'è da risolvere. Quindi insomma non vi preoccupate, le settimane un po' dove ci sono un po' di incombenze da
da sbrogliare, insomma, ce li abbiamo tutti, anzi, non so voi, ma qua ce n'è sempre una. Qua ce n'è sempre una da risolvere, quindi non mi stupisce affatto. L'importante, appunto, è essere responsabili e dire va bene, ok, cosa devo fare? Questo, questo, questo. Vediamo come fare. Vediamo il consiglio della settimana per questo gruppo 3. Quindi, consiglio della settimana gruppo 3. Colors, inclusivity, sì, io qua ci vedo proprio, com'è che si dice, includere un po' tutte le varie opzioni possibili e tutte le varie varianti del caso proprio per riuscire a scegliere nella maniera più ottimale possibile. L'inclusività ci parla sia di varie motivazioni, varie strade da prendere, ovviamente anche di personaggi, quindi capire magari con chi lavorare, capire a chi dare fiducia. Le foglie non sono tutte sane, ce n'è qualcuna anche un po' marcetta, quindi al solito bisogna cercare di scegliere bene. Se dovete scegliervi dei colleghi soprattutto, o comunque magari con chi collaborare, insomma, è importante vagliare tutte le opzioni. Quindi penso che il consiglio di questa settimana sia proprio vagliate tutte le opzioni e poi cercate di scegliere al meglio. Va bene, vediamo i vostri charms. Settimana gruppo 3, quanta roba che c'è, ok. No, scusate, ma questo ditemi che non è la stessa cosa di questo. Il fatto di cercare di capire quale direzione prendere, dove andare e dove andare a parare. Cioè, queste carte proprio, il Cavaliere di Pentacoli con gli orologi, l'inclusività e il charms, questo qui, sono esattamente la stessa cosa. Quindi, anche qua, ripeto, cercare di capire dove andare a parare con le vostre energie. Quindi, anche cercare di comprendere dove investire le proprie energie senza disperderle. Quindi, bene. Grande comunicazione con l'uccellino, con il Re di Spade, non avevo dubbi. Grande lavoro, il fegato di fare anche delle decisioni forse non propriamente edificanti adesso, ma che magari sul lungo periodo poi invece si rivelano ottime. Mi viene decisioni lavorative, quindi alcuni di voi potrebbero avere decisioni lavorative da prendere importanti. La fortuna però è dalla vostra, abbiamo la coccinella, quindi direi molto bene. Fortuna e comunicazione sono dalla vostra questa settimana, quindi non vi preoccupate che secondo me riuscirete a scegliere al meglio. Dignità e tranquillità durano per sempre e quando parliamo di dignità e tranquillità, a me viene, non può non venire in mente questo Re di Spade che sa molto bene il fatto suo, quindi direi ottimo. Abbiamo due lettere, una P e una N. Le lettere ovviamente le lascio, insomma, le lascio interpretare a voi, a me viene ponte, però potrebbe essere insomma, creare un ponte verso qualcuno, creare un ponte anche con questa inclusività, quindi tendere una mano a qualcuno, quindi questo è anche interessante, però ovviamente possono essere iniziali di persone e luoghi che io non posso sapere perché sono vostri personali, quindi. Va bene, gruppo 3, che dire? È una settimana sicuramente bella tosta, ma sono convinta che riuscirete con le vostre azioni a raggiungere, insomma, una buona quadra per quanto riguarda questa settimana. Sì, ci vuole fegato nella vita, ci vuole comunicazione, ci vuole anche un po' di botta di. Io vi auguro ovviamente di avere tutto quanto, di portarvi a casa più risultati possibili. Io vi ringrazio per essere stati qua con me, vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!